Ciao ragazze, nuovo video outfit. Vi faccio vedere l'outfit di oggi che è venerdì, finalmente è arrivato il weekend, 8 aprile 2016 e oggi sono molto aggressive come potete vedere. Ho finalmente sfoggiato il mio trench animaleur che ho preso al mercato in un banchetto, penso tipo vintage, nel senso non credo che sia un capo nuovo o comunque qualche rimanenza, ma fa niente, l'ho lavato e adesso è, guardate, bellissimo come nuovo. E quindi ci tenevo a condividere questo outfit perché alla fine è abbastanza semplice. Capello sciolto, come potete ben vedere, i miei amati capelli biondi sciolti, che fanno tanto discutere la gente che non capisco. Cioè, se piacciono a me, che problemi avete? Cioè, sembra che qualcuno veramente sia infastidito dal fatto che io non torni castana. Ma io starò così, penso tantissimo, perché più mi dicono di tornare castana e più io resto bionda perché io sono così. Farò sempre controcorrente. Ma sinceramente, cioè, non mi sembra di essere un mostro dell'oltretomba, cioè, non lo so, vabbè. Comunque, i miei capelli fanno sempre discutere a tutti, senza che io chieda l'opinione di nessuno. Perché veramente a pochissime persone, sinceramente. Scusate, vedo se sto registrando. Dicevo, a pochissime persone chiederei opinione in fatto di capelli, vestiti, nel senso, è alle persone giuste che dico io, quelle che non giudicano senza che gli venga chiesto e quelle che hanno delle opinioni, diciamo, intelligenti. Vabbè, non so perché vi sto facendo questo preambolo, comunque ho fatto giusto la tinta ieri, ma c'è ancora questa specie di arancino sulla cute. Ho fatto solo la ricrescita, ho usato una nuova tinta della Cladi, se vi interessa, super schiarente cenere. Mi piace, ma non riesco ancora a ottenere sulla ricrescita il risultato che vorrei, però non sono affatto scontenta, nel senso che questo risultato l'ho ottenuto senza usare la decolorazione, solo col super schiarente cenere che ho fatto stanotte, tra l'altro, con l'aiuto del mio moroso. Vabbè, mi fate sapere comunque nei commenti, io so che a voi vi piaccio anche così bionda, quindi va benissimo. E orecchini questi qua che mi sono stati regalati dalla mamma del mio moroso, che sono di Stella Zeta, sono delle foglioline pendenti che mi piacciono tantissimo perché sono lunghe e poi hanno questo colore bronzo che trovo carino. Il trench appunto è questo qua, Animaleur, è proprio un classico trench con le tasche, con la cinturina, con la martingala dietro. Io lo trovo veramente carino. So che l'Animaleur piace o non piace, ci sono delle opinioni molto contrastanti in merito. Io sinceramente lo amo e ovviamente a piccole dosi l'ho amato fin da sempre. Anche quando ero castana, mi piaceva come mi stava, anche bionda, è un po' più aggressiva, però anche castana è abbastanza aggressivo. Puoi notare tocco di abbinamento con la magliettina, con la manichina Animaleur, vabbè. Comunque indosso, sotto l'abbigliamento è veramente semplice perché bisogna comunque insomma contrastare un po' il trench, che è abbastanza importante. Ho indossato questo coprispalle, che è praticamente un coprispalle di cotone color sabbia, un incrocio tra il grigio e il beige. Un sabbia, diciamo, io lo chiamo sabbia. È carino perché ha tutte le frange, viene giù morbido. È la prima volta che lo indosso, ce l'ho anche nel verde militare. E messo così mi piace, nel senso che lo preferivo con, non lo so, con un qualcosa di un po' più aggressivo. Però stamattina, insomma, nella fretta, mi sono vestita come, con le prime cose che ho trovato. La magliettina è questa, che ho preso la Stradivarius. E è quella che vi ho fatto vedere in un precedente. Ho anche la sciarpina, se la trovassi. Era carina anche da mettere, ma un po' troppo col trench. Comunque è così, con scritto Into the Wild, color panna, con queste manichine Animaleur. Lei è una classica magliettina. Ci stava secondo me con il trench, quindi l'ho pensata per quello. I jeans sono quelli a vita alta, super mega chiari di Terranova che ho preso coi saldi. Ho fatto il risvoltino in fondo perché sono un po' lunghi. Vedete, hanno tutti i bottoncini e la vita alta, non altissima perché, come ben vedete, il mio ombelico è qui, con la mia pancia, e non è, a volte mi arriva proprio all'ombelico e io ho l'ombelico abbastanza alto, invece questa sono un pochino, sono a vita alta, ma non troppo, vita giusta secondo me, anche se le chiamavano vita alta. E come scarpe queste qua che adoro follemente, che sono le mie décolleté perfette, super fantastiche, preferite di Gold & Gold, che ho preso per 10-15 euro all'asta scarpe a Brescia e mi piacciono tantissimo, sono già tipo 3 anni che le ho, ma sono meravigliose e adoro il colore. Colore top, tortora top, e il fatto, la forma, la décolleté. L'unica cosa, dopo un po' che si hanno su queste scarpe, diciamo tutto il giorno, ma anche adesso un pochino a camminare, è dà un pochino fastidio sul pollice, però vabbè, sono talmente belle che sopportiamo il male. Non sono proprio comodissime.
E queste qua le amo, ce le ho anche nel giallino che mi piacciono tantissimo e anche color puffe. Sono azzurrine Tiffany, secondo me. Una specie di Tiffany barra azzurro. Vi faccio vedere comunque l'outfit completo senza dilungarmi più di un tot. Dopo valuto se tagliare o non tagliare il mio discorso sui capelli, ma probabilmente ve lo lascerò. E vado a farvi vedere l'outfit completo. Ta-da! Allora, più o meno completo perché niente ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto, aspetto di leggere come al solito i vostri commenti, vi auguro di trascorrere un bellissimo weekend, qua domani chiamano il tempo così così anche oggi è nuvoloso, che palle, ho fatto bello tutta la settimana, ve lo voglio dire, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo, ciao!